La mattina dell'11 novembre doveva essere piena di bancarelle e di gente. La versione 2013 di San Martino è stata sotto il segno di Venere, con venti molto forti e piogge violente che hanno provocato questo insolito e desolante scenario. Ma per fortuna non è stato sempre così. Madonne e cavalieri fiammati, per ascoltare l'annuncio della fiera che dal santo che mantella i disperati. Lo vostro capitano a voce fiera, che per tre giorni con i suoi soldati governa il tribunale della galera, comanda che principi questa festa, che è detta di color che ha corne in testa. Giratevi e di tra i banchi pieni, nell'aura che s'arrossa come il mosto. Riunite le brigate e senza freni mangiate boccolotti, porco arrosto, tacchinelle inculate, poi ripieni, castagne, vino nuovo e grano d'osso. Bandisco dalle grotte, mare e morte, brindiamo a giorni grassi e buona sorte! L'edizione 2013 passerà comunque alla memoria per il tocco di storia dato dal sindaco Piergallini. La sfilata del capitano del popolo che il 9 novembre ha dato l'apertura alla fiera. Una sfilata interessante curata dall'associazione Presepe Vivente e dalle orme del tempo di Lapedona e terminata tra sorsi di vin brûlé e tocchi di tiro con l'arco. La delusione e la sfortuna di Venere sono state in parte compensate dalla coincidenza domenicale della fiera, che nonostante l'ora di pioggia ha visto tanta e tanta gente affluire tra le vie della Marina Grottammarese. Non solo hanno gastronomia, abbigliamento e animali, ma anche stands di associazioni laiche e cattoliche, che si sono aggiunte al chiosco della pace e della consulta per la fratellanza tra i popoli. 411 sono stati gli espositori di una fiera che ha visto il suo massimo momento di affluenza domenica sera con la degustazione del vino novello e gli stands gastronomici a cura dell'Associazione San Martino, invasi soprattutto da giovani, fino a quando la potenza di Venere ha messo a tappeto Bacco e Martino da Tours.